Stamattina ritorneremo sulla lettera di Giacomo, dell'apostolo Giacomo, fratello del Signore, e considereremo al capitolo 3, dal verso 13 al verso 18, quando Giacomo parla delle due sapienze. Giacomo, fin dal primo capitolo della sua lettera, a coloro che vivevano nella dispersione e a noi oggi, a coloro che odono e leggono questa sua parola, esorta a vivere la professione di fede in maniera integra, unitaria, riconciliata, sia nella Chiesa che fuori dalla Chiesa. C'è in qualche modo il pericolo di vivere delle vite dissociate, delle vite separate, scisse, divise, che si rifanno in qualche modo a più registri di comportamento. Questo l'abbiamo detto e ripetuto varie volte. E tutto questo, questo pericolo, direi che è molto vicino a noi. Anzi, è dentro di noi. Noi pensiamo in qualche modo di essere, come dire, esclusi da questo pericolo, ma leggendo quello che scrive Giacomo e rifacendosi alle riflessioni, alle considerazioni che già abbiamo esaminato, diciamo che questo pericolo è vicino a noi, ci stringe da ogni lato ed è dentro di noi. Quando al capitolo primo, no, Giacomo dice che se l'ascolto della sua parola è sganciato dalla sua messa in pratica, se c'è qualcosa che stona, no? Una distonia fra l'ascolto e la pratica della sua parola, questo è un indice che ci dice che le nostre vite sono delle vite dissociate, delle vite scisse e hanno bisogno di un restauro dello Spirito Santo. Quando al capitolo 2 fa riferimento ai pregiudizi che si vivono nella Chiesa, diciamo che pregiudizi che impariamo dalla società pagana e che poi, influenzati da essi, li viviamo nella Chiesa usando le categorie esterne alla Chiesa, pregiudizi sociali, no? Se entra un povero in Chiesa, in che modo vi relazionate con lui? Pregiudizi culturali. Facciamo una differenza nella nostra mente fra quei fratelli che secondo noi, tra virgolette, possiedono una maggiore cultura e quindi gli diamo una maggiore riverenza, e altri che agli occhi nostri sembrano in qualche modo una cultura minore e degni di un minor onore. Ecco, questi pregiudizi che sfociano in comportamenti discriminatori ci dicono: caro fratello, la tua vita è divorziata, la tua vita è divisa, è scissa, non sia così fra di voi. Ancora al capitolo 2, quando parla del rapporto tra la fede e le opere. Abbiamo detto che una fede fatta di parole, ma che è priva di concretezza, oltre a non giovare, verso 14 del capitolo 2, è sintomo ulteriore di una vita scissa e divisa. Così al capitolo 3, quando parla dell'uso della lingua, anche l'uso distorto della lingua, del linguaggio, è indice di una lacerazione profonda che permette l'uso, ecco, della lingua per scopi contrapposti. E Giacomo dice: fratelli miei, non deve essere così, perché se è così, le vostre vite sono vite scisse, separate, divorziate. E al verso 13 del capitolo 3 fino al verso 18, quando Giacomo
parla delle due sapienze, testo al quale ci riferiremo stamattina e lo considereremo in varie puntate. Anche qui siamo in presenza di un elemento che ci dice se le nostre vite sono scisse, dissociate e divorziate. Quando ecco si fa riferimento, si attinge alla sapienza terrena o alla sapienza che è dall'alto. Quando in qualche modo si ricerca un compromesso fra queste due sapienze, si usa la sapienza terrena e la si riveste con le caratteristiche di una sapienza, della sapienza che viene dall'alto. È qualcosa di impraticabile, è qualcosa che non fa alcun bene, produce dei frutti malsani, disastrosi, che conducono alla paralisi e alla morte. Anche in questo caso, quando affronta il tema delle due sapienze, anche in questo caso, quello che sono elementi di verifica, che costituiscono in qualche modo una verifica, che ci fanno pensare, ecco, alla verifica se le nostre vite sono divise o meno, e dipende dai frutti che riceviamo. La sapienza che è terrena produce determinati frutti. La sapienza capiremo, ecco, se anche nell'esercizio della sapienza c'è bisogno del restauro dello Spirito Santo. Allora leggiamo il testo. Giacomo, capitolo 3, dal verso 13. Chi è savio e intelligente fra voi? Mostri con la buona condotta le sue opere in mansuetudine di sapienza. Ma se avete nel cuor vostro dell'invidia amara, uno spirito di contenzione, non vi gloriate e non mentite contro la verità. Questa non è la sapienza che scende dall'alto, anzi, ella è terrena, carnale, diabolica. Perché dove sono invidia e contenzione, qui è disordine ed ogni mala azione. Ma la sapienza che è da alto, prima è pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia. Or il frutto della giustizia si semina nella pace per quelli che si adoperano alla pace. Ecco, qui Giacomo, per stimolare la riflessione dei suoi destinatari, inizia questo testo ponendo una domanda. Credo che più volte leggiamo nella sua parola, nel corso della storia del popolo del Signore, che il Signore, per richiamare all'ordine e all'obbedienza il suo popolo, interroga lo stesso popolo, pone delle domande, come lo fa nel profeta Malachia, no? Che Daniele ci leggeva qualche testo. E la prima domanda che dice Giacomo, per suscitare, per aprire alla riflessione, alla considerazione, Giacomo chiede: chi è saggio e intelligente? Pensando a questa domanda, quando ho letto questo testo più e più volte, ecco, la mia mente in qualche modo correva a cercare, individuare degli uomini saggi nel nostro tempo, nella Chiesa, degli uomini vicino a noi. Ma è proprio questo il percorso che bisogna fare? Allora noi vogliamo rispondere a questa domanda prima di
considerare l'intero testo così come lo leggiamo nella sua parola. Chi è saggio? Qual è il parametro su cui considerare la sapienza? Packer scrive nel suo libro, a proposito della sapienza e di chi è saggio, queste parole. Nella scrittura, la sapienza è una qualità morale e intellettuale più della pura intelligenza e conoscenza, più della pura capacità o astuzia. Per essere sinceramente saggi nel senso biblico, intelligenza e capacità debbono essere convogliate verso un giusto fine. La sapienza è il potere di vedere, è l'attitudine a scegliere la meta migliore e più elevata, insieme ai mezzi più sicuri per raggiungerla. La sapienza, in effetti, è il lato pratico della bontà morale e come tale si trova nella sua pienezza soltanto in Dio. Lui solo è naturalmente, completamente ed invariabilmente saggio. Chi è saggio tra di voi? Qual è il riferimento per capire la saggezza che deve contraddistinguere gli uomini? La Bibbia dice: solo Dio è saggio, non nelle capacità naturali dell'uomo. Giobbe scrive: Dio è saggio di cuore, Giobbe capitolo 9, e grande in potenza. Ancora in Dio, capitolo 12, verso 13. In Dio stanno la saggezza e la potenza. E nel Nuovo Testamento Paolo, quando saluta, i Romani nella capitolo 16, nella stessa epistola, dice: a Dio solo, saggio, sia ogni gloria ed ogni onore nel nome del Signore Gesù Cristo. Dio è il riferimento. In Dio e nella sua parola soltanto troviamo i principi e la pratica della vera sapienza. Quindi non sono gli uomini e quello che loro hanno detto ho fatto, non sono né gli uomini che possiamo trovare dei parametri di confronto, ma Dio solo è saggio. Dio solo è saggio e nella sua parola e in Dio, in quello che egli ha rilevato, noi troviamo i principi della vera saggezza. Chi è savio e intelligente tra di voi? Dio solo, naturalmente, completamente ed invariabilmente è saggio. Fra gli attributi comunicabili di Dio troviamo proprio la sapienza. Quali sono questi attributi comunicabili così definiti da diversi teologi? Sono quelle qualità che Dio comunicò all'atto della creazione nella profusione della sua immagine quando creò Adamo ed Eva. Facciamo l'uomo a nostra immagine e nostra somiglianza. Ecco, la responsabilità, la libertà, la capacità di comunicare con lui e ubbidirgli, bontà, sincerità, rettitudine. Tutte queste cose sono quegli attributi che Dio ha comunicato nell'atto della creazione agli uomini. Cose che sono andate perse, distorte. Quando
Adamo ed Eva, nella loro scellerataggine, scelsero di non fidarsi di Dio e di non ascoltare Dio. Ma Dio, nel suo piano di redenzione, dice il Nuovo Testamento, ricrea nei cristiani che vengono rinnovati all'immagine di Cristo. Secondo Corinzi 3, Colossesi 3. Così come Dio è saggio di per sé stesso, egli impartisce la sapienza agli uomini. Dove dobbiamo andare per imparare la saggezza? A chi dobbiamo riferirci per capire chi è saggio, se non nel Dio creatore che comunica, che dona la saggezza e la sapienza agli uomini? Nel libro dei Proverbi, lo sappiamo, soprattutto nei primi 10 capitoli, sto sforzando un po' la voce, fratelli. C'è una lunga esortazione a ricercare questo dono della sapienza. Leggiamo in Proverbi, dice: acquista la sapienza al prezzo di tutti i tuoi beni. Sii attento all'ammaestramento. Ancora Proverbi capitolo 8:34, lo leggo questo testo, dice: beato l'uomo che mi ascolta, dice la sapienza. Beato l'uomo che mi ascolta, che veglia ogni giorno alle mie porte, che vigila alla soglia della mia casa, perché chi mi trova, dice la sapienza, trova la vita e ottiene favore dall'Eterno. Ma chi pecca contro di me fa torto all'anima sua, e tutti quelli che mi odiano amano la morte, dice la sapienza. Nel Nuovo Testamento, dai credenti, leggiamo nell'Epistola che si esige questa sapienza. Ecco, questa nuova ricreazione nel Signore Gesù deve essere visibile in ogni aspetto della vita dell'uomo rigenerato. E Paolo in Efesini capitolo 5 verso 15 dice queste parole: guardate dunque con diligenza come vi conducete, non da stolti, ma da saggi. Ancora, nella lettera ai Colossesi, capitolo 4 verso 5, conducetevi con saggezza verso quelli di fuori, approfittando delle opportunità. Colossesi capitolo 1 verso 9. Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo ciò udito, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ripieni della profonda conoscenza della volontà di Dio in ogni sapienza e intelligenza spirituale. Lo stesso Giacomo, capitolo 1 verso 5, che abbiamo già considerato, che se alcuno di voi manca di sapienza, a chi la deve chiedere? Ai sapienti del nostro tempo? La chiega a Dio, che dona a tutti liberamente, senza rinfacciare, e gli sarà donato. Perché solo Dio è saggio, ed è saggio naturalmente, completamente ed invariabilmente. Quali passi sono necessari all'uomo allora per ottenere la sapienza? Chi è saggio fra di voi? Ecco, si riferisce a Dio. Egli è saggio, egli ha comunicato la sapienza, egli fa dono della vera sapienza. Quali sono i passi
necessari all'uomo per ottenere la sapienza. La Bibbia parla di due presupposti fondamentali. Il primo, imparare a venerare Dio. Il timore dell'Eterno, dice il salmista, lo scrive Proverbi, lo sottolinea Giobbe, lo conferma Isaia. Il timore dell'Eterno è il principio della sapienza. Chi è savio tra di voi? Finché non saremo diventati umili e pronti ad imparare e non avremmo assunto un atteggiamento di timore davanti alla santità e alla sovranità di Dio, che è grande e tremendo, come leggiamo nella sua parola, riconoscendo quella che è la nostra piccolezza e diffidando dei nostri pensieri, mostrandoci, ecco, mostrandoci ed essendo disposti al capovolgimento completo della nostra mente, noi non potremmo possedere la divina sapienza. Il timore dell'Eterno è il principio della sapienza. La sapienza, leggiamo nella sua parola, è con gli umili, non con gli altezzosi, con i presuntuosi, come poi vedremo nell'esame del testo. Gesù dirà ai suoi discepoli, ed egli si rivela come maestro ed è riconosciuto da quelli della sua generazione come il maestro dei maestri. Matteo dice: prendete su voi il mio gioco ed imparate da me. Perché? Perché io sono umile e mansueto. La sapienza è con gli umili. Il primo presupposto imprescindibile per avere accesso e ottenere la sapienza è il timore dell'Eterno. Molti cristiani trascorrono la loro vita in una disposizione d'animo che è piena di presunzione ed è troppo lontana dall'umiltà. Prendete su voi il mio gioco ed imparate da me, perché io sono umile e mansueto. Un secondo presupposto per ottenere la sapienza di Dio, oltre ad essere imparare e vivere nel timore dell'Eterno, che è il principio della sapienza, bisogna imparare a ricevere la parola di Dio. Chi è saggio tra di voi? La sapienza viene divinamente elaborata in coloro e soltanto in coloro che si applicano alla rivelazione di Dio. E qua, fratelli, non voglio che noi commettiamo l'errore di pensare che la sapienza è qualcosa che attiene soltanto ai teologi, a coloro che svolgono qualche tipo di ministero che hanno a che fare con la parola all'interno della Chiesa, a tutti coloro che si applicano alla rivelazione di Dio, viene elaborata, ecco, il dono della sapienza. E penso ai credenti di Berea, quando gli viene annunciato il messaggio, il Vangelo, vanno a vedere, a considerare se le cose stavano esattamente così. Nel libro dei Salmi leggiamo il salmista, nel Salmo 119, che è un inno alla parola del Signore, dice: i tuoi comandamenti sono quelli che mi rendono più saggio di tutti i miei nemici.
Perché? Perché i comandamenti del Signore mi rendono più saggio di tutti i miei nemici? Salmo 119,99. Le tue testimonianze, perché le tue testimonianze sono le mie meditazioni quotidiane. Paolo ammonisce ed esorta i Colossesi, capitolo 3, affinché la parola di Cristo abiti doviziosamente con ogni sapienza nei vostri cuori. E noi oggi, ecco, come possiamo giungere a tutto questo? Avere questa sapienza. Paolo scrive a Timoteo, facendo riferimento alle scritture dell'Antico Testamento, il Nuovo Testamento non era ancora stato scritto, e dice che le scritture, dice, mio caro figlio mio Timoteo, secondo Timoteo 3 da 15 a 17, le scritture possono renderti savio, possono renderti saggio. Le scritture sono coloro che possono renderti saggio facendoti fare i passi giusti, le scelte giuste per l'onore e per la gloria di Dio e fortificarti nella tua salute spirituale. Noi corriamo il pericolo oggi di non imparare mai ad essere saggi. Desideriamo la saggezza, ma non vogliamo percorrere i sentieri che la parola di Dio ci indica per acquistarla. Le scritture possono renderti saggio. Manchiamo di quella sufficiente attenzione alla parola scritta di Dio. Da quanto tempo, per esempio, non leggiamo la Bibbia tutta intera? Conosco di persone che all'inizio della loro conversione, nei primi anni della loro conversione, leggevano la parola di Dio dalla Genesi all'Apocalisse ogni 3 mesi. Durante il puritanesimo, la parola del Signore era così centrale nella vita dei singoli, della Chiesa, che influenzava e condizionava ogni loro agire, e ogni anno ognuno, ciascuno, doveva leggere tutta la parola di Dio. Non dico studiarla in maniera approfondita, che non ce la si fa in un anno, però nella lettura scorrevole. Ecco, da quanto tempo non leggiamo tutta la parola del Signore? Ci comportiamo non da saggi, ma da stolti, sciocchi, e tali restiamo per tutta la vita, semplicemente perché non vogliamo fare ciò che ci occorre per ricevere la sapienza, che è un dono gratuito di Dio per tutti. Chi manca di sapienza la chiede a Dio. Allora, chi è saggio tra di voi? Noi diciamo solo Dio è saggio, e nella sua grazia ha donato la sapienza agli uomini, l'ha posta in un luogo per cui chi manca di sapienza la può chiedere a Dio e Dio gliela donerà. Però ci sono due presupposti fondamentali che bisogna imparare. Innanzitutto il timore del Signore e imparare a ricevere la parola di Dio. Chi è saggio tra di voi? Siamo saggi? Non pensiamo a chi ci circonda, ma che il Signore possa continuare, ecco, a interrogare il cuore di ciascuno di noi. Se come tanti manchiamo del timore, viviamo una vita di presunzione,
se come tanti altri non diamo la sufficienza attenzione alla parola di Dio che rende saggi, e forma ogni uomo in maniera piena e completa. Che Dio ci dia di ripensare, ecco, a questo testo, questa parola che ci introdurrà poi nell'esame di queste, di questa sapienza, dei frutti della stessa. Che lo Spirito Santo favorisca non la mia, ma la sua parola nel cuore di ciascuno di noi. Amen.